Rinascere dall'alto. Nel dialogo tra Gesù e Nicodemo si risveglia in noi il desiderio di rinascere dall'alto, di essere portatori di quella grazia che Cristo ci dona gratuitamente attraverso la sua morte e risurrezione. Dal Vangelo secondo Giovanni. Vi era tra i farisei un uomo di nome Nicodemo, uno dei capi dei giudei. Costui andò da Gesù di notte. Nicodemo va da Gesù di notte per timore di essere giudicato, come segno di una condizione anche interiore. Quando è notte nella mia vita, quali oscurità devo oggi affrontare? Egli disse: Rabbì, sappiamo che sei venuto da Dio e come maestro. Nessuno infatti può compiere questi segni che tu compi se Dio non è con lui. Nicodemo riconosce l'autorità di Gesù. Tiene però una distanza, parla di un noi, come se chiedesse per altri, parlando di qualcosa che non lo riguarda personalmente. La fede, la relazione con Dio, necessita un lasciarsi coinvolgere libero e liberante. Gli rispose Gesù: in verità io ti dico, se uno non nasce dall'alto, non può vedere il regno di Dio. Gli disse Nicodemo: come può nascere un uomo quando è vecchio? Può forse entrare una seconda volta nel grembo di sua madre e rinascere? C'è qui un equivoco di fondo. Il termine greco anoten significa sia dall'alto sia di nuovo. Nicodemo pensa a questo significato. Non vuole mettersi in discussione, cerca una scusa. Rinascere e quindi riconoscersi figli di Dio e da Lui amati e onorati. Rispose Gesù: in verità io ti dico, se uno non nasce da acqua e spirito, non può entrare nel regno di Dio. Quello che è nato dalla carne è carne, e quello che è nato dallo spirito è spirito. Rinascere nel battesimo e nella grazia dello Spirito Santo. Con le sole nostre forze, la carne, non possiamo arrivare a conoscere Dio. In Cristo, Dio ci dona la sua stessa vita. Lui in noi, noi in Lui. Non meravigliarti se ti ho detto dovete nascere dall'alto. Il vento soffia dove vuole e ne senti la voce, ma non sai da dove viene né dove va. Così è chiunque è nato dallo Spirito. Chi rinasce dall'alto non sa tutto di Dio, ma lo accoglie. Come il vento non sappiamo da dove parta, ma lo sentiamo sulla nostra pelle. Nicodemo è quindi chiamato ad affidarsi. L'essere un fariseo lo fa sentire nel giusto, ma nel suo cuore è notte. Si ritrova in una gabbia dorata. In fondo sente che la sua fede debba fare un salto se non vuole che si spenga.